Beh ragazzi, io sono Vibor Unleashed e ancora una volta non porto un contenuto originale. In realtà YouTube l'ho sempre visto come una cosa in cui io non riuscirò mai a fare successo e quindi mi sono detto, ma sì, usiamolo come scusa per upgradare la mia postazione. E in quest'ultimo periodo, anche grazie alla fine della scuola e alle pagelle, alla mia abbastanza buona, ho voluto farmi fare un regalo. Me lo sono fatto metà io e metà i miei genitori, però comunque sono ottimi. Ottimi regali. Primo fra tutti la nuova orientazione. Orientamento. Boh, non so, ho spostato la webcam, ma è più o meno gratuita come cosa. Seconda e terza cosa, il microfono nuovo, che secondo me è la prima cosa che avete sentito. Il bump up di qualità è appunto il microfono. E poi una chicca mia alle cuffie e un prossimo amplificatore per migliorare ancora la qualità audio dei miei video. In realtà è solo una voglia mia di aumentare la mia esperienza uditiva. Cazzo, uditiva, what the fuck? So che non è il primo video aggiornamento di quando cambio qualcosa nel canale, ma ormai faccio solo questi video, siccome non porto ma è una cosa costante tutti, ma neanche tutti i giorni, neanche tutte le settimane, proprio pubblico quando cazzo voglio in realtà. Ditemi se la qualità è migliorata, se voi sentite molto meglio, beh di sicuro con tutto quel cazzo che l'ho pagato circa, però ditemi se la nuova cosa della webcam vi piace, se il nuovo microfono vi gusta, io ci tengo queste cose anche perché, Dio caro, sono costate. Mi sono accorto ora che tra cazzate e altro sono 3 minuti di video e tagliato sarà meno di un minuto, quindi mi devo inventare qualcosa da raccontarvi. E non alle mie. Cazzo, il microfono. Oh! Ok, ora è fisso. Ah, giusto, potrei dirvi cosa ho comprato di nuovo e mettervi il link ad Amazon giù nella descrizione, anche se non ho ancora il referral. E non guadagno se voi comprate da me, però chi se ne frega. Partiamo dalle cuffie. Sono delle Sennheiser HD 598 SR. No, non è un modello di un cazzo di aereo militare, ma è un paio di cuffie. Queste cuffie, benché siano costate veramente, veramente poco rispetto al loro prezzo originale, tieni conto che sono cuffie di 3 anni fa, sono delle cuffie appunto da studio. Semi studio, sono professional consumer, quel livello lì, insomma. E sono cuffie che mi hanno fatto rimanere con la bocca aperta. La Sennheiser non si smentisce mai, è sempre ottima, sia nella qualità dell'audio che nella costruzione della cuffia, insomma, i materiali, le plastiche, è tutta in plastica? Penso di sì. Sì, è tutta completamente in plastica, tranne. No, mi sa che è tutta in plastica. Questo consente alla cuffia di essere fottutamente leggera e fottutamente comoda, perché io ho sempre avuto cuffie da gaming costruite in, sì, plastica, a volte anche metallo e plastica, però sempre fottutamente pesanti. Ed è una cosa che non ho mai capito delle cuffie. Perché? Perché? Le cuffie, benché debbano avere sicuramente un amplificatore o almeno un DAC per farle rendere al meglio, le ho collegate a un amplificatore del cazzo cinese di merda che non ho neanche voglia di farvi vedere. Veramente non merita e queste cuffie non le fa rendere appieno, però per il momento ci stanno. Mentre il microfono è sempre a livello studio, però ad un prezzo molto 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 più accessibile, è la versione USB di un microfono del Rode NT1 ed è un microfono appunto XLR. L'attacco strano, cioè strano, professionale, che devi attaccarlo a un mixer e fare mille cose. Io non avevo sbatte, ho comprato questo microfono, che ora sentite anche io che ci batto sul tavolo, perché non ho uno shock mount, è attualmente su un treppiedi, incluso nella confezione, sulla scrivania. Sì, ok, non sono un super mega unboxer, però circa questo è il microfono. Riguardo alla qualità, ditemi voi, sarete voi i miei giudici più severi, perché io mi sono già ascoltato e già, secondo me, molto 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 ottimo e quasi fin troppo per YouTube. E passando agli upgrade gratuiti, quelli veramente gratuiti, ho ritrovato il mio vecchio telecomando delle mie luci LED, che ora magari il riflesso sul mio faccione vi può far vedere. Ora sono gialle, blu, ancora blu, magari potrebbe essere viola. Insomma, sono luci del cazzo che cambia in colore. Qua il telecomandino che comanda le luci ed era un ottimo tocco di classe. Le ho messe dietro alla mia scrivania e me ne ero completamente dimenticato. Ma poi ho trovato il telecomando e ora funzionano.
spente, accese. In super mega color fade casuale che cambia mille mila colori. Circa. Basta, ora il video lo faccio tutto al buio. Oh yes. E basta ragazzuoli, io il video lo termino qua perché non ho più un cazzo da dire. Non so se porterò nuovi video, ogni giorno è sempre un forse, ogni forse è sempre un ma. Dietro ogni applauso c'è sempre un vaffanculo dietro. Aspetta che riapro le finestre, se no passo per Dracula per un emarginato sociale. Anche se piove attualmente, io adoro la pioggia. Ditemi se vi piace la cazzo di pioggia, io la adoro. Io starei tutti i cazzo di giorni a guardare i tuoni, i lampi. Insomma, quando piove, quando c'è il temporale, sono magnifici. Ditemelo nei commenti, giuro. Sono veramente interessato. In realtà no, però. Bene, mi farà 12 minuti di video. In realtà penso che ne farò 5 forse tutti editati. Vabbè. Sono un ottimo... ottimo coglione. Aspetta un attimo. Lo posso usare come annuncio per una pausa estiva. Lo fanno tutti ora che c'è l'estate. Pausa estiva sul canale. Anche se fra ogni video e l'altro è sempre una pausa. Quindi... questa pausa sarà particolare perché, anzi, io in un periodo molto molto prossimo andrò in vacanza. No, non vi porto nessun vlog delle vacanze perché non sono bravo a farlo, non ho una GoPro. No, ne ho due, però no. E basta ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi com'è la qualità del microfono ancora una volta. Ditemi se vi piace la nuova inquadratura e se la qualità audio è ok. Se magari sentite i bambini giù che urlano, tranquilli, li sento anch'io. Non siete voi che sentite le voci. Bella raga. Dovrei parlare con il pop filter perché lo volevo tenere in mano. Spero di non aver toccato un cazzo. E questo è il mio... è il mio arrivederci. Lo volevo fare col microfono in stile cantante, ma anche no. E ho distrutto il... il cazzo di treppiedi per staccarlo. E spero che non abbia... fatto casini. Noi ci rivediamo al prossimo video e ciao. No, fatelo voi il saluto finale. Fate schifo. Basta. E basta ragazzi, spero che questo video vi sia... e basta ragazzi, spero che questo video sia...